Eccoci qua, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi non vedo proprio l'ora di girare questo video perché voglio farvi vedere delle cose di cui sono molto molto contenta. Per cui è tra l'altro anche la prima volta che lo stesso giorno in cui acquisto riesco anche a farvi il video. Sono stata a fare una capatina dal DM, so che non avrei dovuto, ma mi servivano due o tre cose. Cioè, mi servivano. Sì, devo prendere Scottex carta igienica e potevo scegliere tra acqua e sapone DM. Mi sono lasciata ispirare da un video che ho visto recentemente da un'altra ragazza qui su YouTube dove mostrava alcuni acquisti fatti al DM, tra cui dei kit, diciamo, con più prodotti all'interno, molto carini anche per fare dei regali. Quindi, incuriosita da questa cosa, ho detto quasi quasi vado a fare un girettino lì che magari trovo qualcosa, visto che siamo in fase pre-natalizia, mi faccio magari qualche idea per appunto qualche regalino, qualche pensierino per Natale. Per cui ho detto, ma sì, dai, andiamo. Fortunatamente con me c'è la mia mamma che mi ha trattenuto e ho visto tantissime cose stupende. A me quel posto veramente fa Oggi poi ho guardato la impazzire. svelta. Perché mia mamma, e questo mi fa pensare a una cosa, speriamo che sia così come penso io, mi ha detto, non esagerare però al DM. E mi guardava con un occhio così, no? Non esagerare come per dire non spendere sempre soldi che sei piena di roba, ma non esagerare come per dire non prendere ora perché la mia idea è che magari ne abbia preso qualcosa lei, magari qualche gift card o qualcosa del genere. Speriamo, speriamo perché ho visto tantissime cose. E vabbè, lasciate perdere la faccia un po' così. Sono truccata al minimo indispensabile e proprio perché sapete che quando non lavoro zero sbatti, quindi sono proprio così, easy. E giusto per richiamare la felpa ho messo un rossettino. Il rossettino in questione, quando non lavoro, cerco magari di utilizzare qualcosa che non sia di MAC. E infatti questo è di MUA, di questa linea qua. Che ne ho praticamente una marea di questi rossettini che si compravano a 1 euro e qualcosa ancora sul sito della MUA parecchi anni fa. E questa è la shade numero 13. Insomma, chi ha bazzicato sul mio canale magari un bel po' di tempo fa, quando compravo tanto make-up, sa che ero appassionata, oltre che di e.l.f., anche di MUA, di Makeup Academy, tutte queste cose qua. Vabbè. Allora, vi mostro subito quello che ho preso. A parte lo Scottex e la carta igienica, cose che ho preso per me sono state come si dice? Il gel, quello del WC. Io di solito uso il WC Native, insomma quello di marca, tra virgolette, sì, di marca, l'ho conosciuto. Ho voluto provare a prendere quello della linea DM perché costava meno e ce n'era di più. Questo è 750 ml, costava 1,19 euro, quello costava 1,99 euro per 700 ml, posto che siate 50. Quindi ho voluto provare a vedere come può essere questo. Per una volta ho detto provo a cambiare e vediamo com'è. Insomma, questo non molto interessante. Poi c'era, scusate che mi abbasso, c'era l'1 più 1, quindi su alcuni prodotti. Se se ne acquistavano due, praticamente uno era regalato o due pagati la metà, nel senso che appunto una cosa che magari costa 2 euro ne avete due e pagate 1 euro l'uno praticamente anziché 4, 4 tutte e due. E quindi, siccome ho visto che tra le cose appunto nella promo 1 più 1 c'era questo shampoo appunto antigiallo che io utilizzo e che ho già comprato 2 volte, ho detto vabbè, ascolta, visto che comunque è un prodotto che utilizzo, compriamolo. Pagato uno scontrino, perché adesso non mi ricordo. Allora, vabbè, la carta igienica 2,99 euro per 10 rotoli. L'altra carta Scottax invece 2,89 euro per quanti rotoli? Boh, 3, 4, non lo so, non mi ricordo. Poi, dov'è?
Balea Professional Shampoo, 250 ml, promo 1 più 1 gratis, praticamente 1,99 euro, esatto, tutte e due, esattamente, sì, perché 1,99 euro me l'hanno poi sottratto e battuto l'altro, esatto, con 1,99 euro mi sono portata a casa tutte e due, quindi sapete che spesona, cioè in generale anche 1,99 euro è pochissimo. Però già che c'era, visto che è un prodotto che utilizzo, li ho voluti acquistare entrambi. Peccato che non ci fosse anche il balsamo in promozione, però vabbè, insomma, pace amen, mi faccio andare bene questo. E, tra l'altro, non so se avete notato, ma adesso hanno anche scritto in italiano direttamente sul prodotto, alleluia, meno male. E dice, vabbè, shampoo per capelli grigi, bianchi e decolorati. Vabbè, ve l'ho già mostrato in... Forse nel video dei finiti e anche nel video degli acquisti, in realtà, quindi sapete che è un prodotto che utilizzo. Non è il top, non è il migliore, ma considerando il prezzo è comunque un qualcosa da avere comunque a casa in emergenza. E considerando il prezzo, mi dispiacerà meno utilizzarlo praticamente sempre sui miei capelli. Mentre adesso lo alterno a quello di L'Oreal, che è il migliore. Magari questo me lo tengo sempre comunque in doccia, così anche quelle volte che non ho tempo di farmi l'impacco pre-shampoo con quell'altro, ce l'ho lì e lo posso utilizzare senza problemi. Un prezzo bassissimo, quindi perché non approfittarne? Ah, e tra l'altro in questa promo c'era l'olio di rosa, è che io ce l'ho già e quindi mi scocciava prenderlo di nuovo. Però veramente un'ottima promozione perché era l'olietto di Alverde, quello era rosa selvatica o canina, non mi ricordo, comunque quello che ho io di questa linea, che cos'è la rosa? Rosa selvatica, no, canina. Io vabbè, vi mostro perché ce l'avevo qua a portata di mano questa mini size, comunque la linea è questa di Alverde, quindi bio. E l'olio per il viso che io ho acquistato a 3 euro e qualcosa, a 3 euro qualcosa te ne davano due confezioni, quindi Top. ottima promo. Non so se è una cosa che riguarda il mio singolo negozio o una cosa generale, probabilmente magari quando hanno uno stock abbondante di un prodotto che non vendono così in quantità, per liberarsene probabilmente fanno l'uno più uno, non lo so. Sta di fatto che non ho trovato altri prodotti di mio interesse con questa promo, quindi ho preso lo shampoo, però l'olietto se ne consuma talmente poco perché se ne usano proprio poche gocce, che prenderne altre due confezioni, che ho lì quell'altro, mi scocciava. Per quanto fosse un prodotto ottimo, però avrei potuto prenderlo per regalarlo, effettivamente, che comunque, sai, l'olio di rosa. Vabbè, insomma, sì, effettivamente, però è una cosa che fa poco scena come regalo, quindi niente, sto sparlando ma ragionando nel frattempo, non crediate. Poi, passando alle cose un po' più interessanti, i kit, c'erano miliardi, miliardi, miliardi di splendidi kit. Con diversi tipi di prodotti, io ne ho presi alcuni, non ancora ragionando, cioè avendo una vaga idea a chi saranno destinati, ma ancora vaga, mi piacevano e ho pensato che fossero degli ottimi pensierini per dei regali di Natale, e quindi li ho acquistati, ma non ho ancora le idee precise. Vi mostro subito. Allora, il primo kit che vi mostro è questo qui di Balea. A 3,99 euro, peccato che tra l'altro è scritto anche sulla confezione, avrebbero potuto evitare di metterlo sulla confezione, ma vabbè. Praticamente in questo set regalo si chiama Aromatherapy 2x200 ml, quindi comunque la quantità del prodotto all'interno è bella grande. Vediamo se riesco a farvi vedere, in realtà sì, qua aperto, ma non vorrei rovinare la confezione, quindi non lo tiro fuori. Balea gel doccia aromaterapi 200 ml, Balea crema fluida per il corpo aromaterapi 200 ml, usare preferibilmente entro, vabbè, 7 2020. Come si dice, la fragranza non è segnata, ma come si può, ah ecco sì, no, cioè con olio naturale di arancia e limone.
credo che questo sia una bomba come profumazione, come fragranza. In realtà mi sono pentita di non averlo preso anche per me, proprio da utilizzare in casa. È che in realtà la crema fluida per il corpo non la utilizzo più di tanto, però mi sarebbe piaciuto utilizzare questo qui, il bagno doccia. E per 3,99 euro vuol dire praticamente meno di 2 euro per prodotto, e per 200 ml di prodotto, secondo me, è un ottimo affare, considerando, sì, Balea non è bio, ma però non ha degli inci così pessimi. Quindi, insomma, molto 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 carino. Sto pensando a chi destinarlo. Potrebbe essere destinato a chiunque, in realtà, questo, perché secondo me sono prodotti e una tipologia, diciamo, di gusto, di profumazione che può piacere a chiunque. Comunque, questo mi è piaciuto davvero davvero moltissimo. Poi, scusate, altra confezione, sempre a 3,99 euro. Questa volta è un kit di 3 maschere. Questo mi sembra veramente eccezionale. Si presenta anche molto bene la confezione, molto molto carina. Secondo me è un'ottima idea regalo, tant'è che appunto ne ho presi due nel rischio, perché non volevo assolutamente farmelo scappare. Questo è un set regalo multimasking, quindi con 3 maschere. Maschera per il viso, per le mani, per i piedi. Alla curcuma, top, effetto idratante. Balea maschera per le mani al tè matcha. E balea maschera per i piedi al tè chai. Latte alla vaniglia. È scritto veramente col culo, non si capisce niente di quello che c'è scritto. Allora, per le mani, per i piedi. Allora, quella per il viso è la curcuma con l'effetto idratante. Per le mani al tè mace e latte, anche se non c'è la E, però tè matcha e credo latte con oli nutrienti. E quella per i piedi al tè chai e al latte e alla vaniglia, con vitamina B3, allantoina e vitamina E per nutrire i piedi secchi. E vabbè, insomma, sono praticamente 3 maschere. A me piace l'idea di quella alla curcuma, sinceramente. Quindi ho preso comunque tutti e due i kit, perché ho pensato che uno magari da regalare, e ho già in mente più o meno a chi. L'altro eventualmente da aprire. Io non uso maschere mani e non uso maschere piedi, però mi interessa quella alla curcuma, quindi magari eventualmente regalare le altre due separatamente e tenere invece appunto io quella del viso. Adesso ci penso un attimino e vediamo. Però il kit è veramente carino, e per 3,95 euro, veramente poco più di 1 euro a maschera. A pensarci bene, avrei dovuto prenderne un'altra, che così magari me lo tenevo io, provavo anche io a farmi queste maschere mani e maschere piedi. Non sono un amante, ma perché in realtà non. Boh, sì, mi interessano meno, ma provarle in realtà mi avrebbe anche fatto piacere. Quindi adesso vedo, male che vada, me la tengo io e le provo io. Quella piedi potrebbe essere un'idea anche per Nicola, che ha dei piedi conciati. Quella mani, boh, insomma, vediamo. Comunque mi sembrava veramente veramente carino come kit, e quindi non me lo sono lasciata scappare. Ne ho appunto addirittura due, che si sa mai. Anche qua il prezzo sta scritto qui e mi sembra veramente una boiata metterlo stampato così, però vabbè. Poi, altro kit bellissimo. In realtà di questi ce n'erano diversi, poi io ho optato per questo, ma veramente ce n'erano di molto 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 carini. Questo kit dei tesori d'Oriente. Io adoro i tesori d'Oriente perché hanno delle, come dire, delle profumazioni molto buone. Ho sempre usato i profumi dei Tesori d'Oriente, che tra l'altro sono anche, alcuni sono dupe di profumi famosi. Anche la quantità, 100 ml di profumo per
2-3 euro solitamente, insomma è un ottimo prezzo, sono degli ottimi profumi anche persistenti, quindi mi piacciono molto. Ne avevo tanti in casa in realtà, ma il video in cui ve li avevo mostrati è tra quelli che sono andati persi, di cui vi parlavo tempo addietro, per cui non posso più mostrarvi. Adesso in casa mi è rimasto Hammam e cos'è? È muschio bianco, ma anche questo, i fiori di loto, era uno tra i miei preferiti. Questo era veramente, veramente ottimo. Non so se col riflesso della plastica si riuscirà a vedere, però in questo kit abbiamo il profumo, la candela aromatica, che ha un packaging strepitoso, bellissimo, e il solito bagno doccia. La novità, secondo me, sta nelle candele, quindi mi è piaciuto tantissimo il packaging proprio di queste candele. Di questi kit ce n'erano quattro tipologie: il muschio bianco, questo, qualcosa di giapponese che però non avevo mai provato, quindi non potevo sapere com'era il profumo e non ho voluto, diciamo, rischiare, perché appunto non conoscevo il profumo, mentre questo fiore di loto so che è molto molto buono. E poi ce n'era un altro, sempre sul rosso, che però non ricordo minimamente cosa sia. Questo l'ho pagato 9,90 euro. Lo posso dire perché tanto le persone a cui è destinato, a parte che questo video sarà caricato dopo, ecco il Natale, questo sicuramente, ma non vedranno mai questo video, quindi non c'è problema, insomma, a mostrarvelo e a dirvelo. Io credo che 9,90 per un kit così bellino è veramente una cosa ottima. Allo stesso, sempre di Tesoro d'Oriente, al prezzo di 12 euro e qualcosa, c'era invece un altro kit che all'interno aveva sempre, mi sembra, il profumo, il bagno doccia, sì, non c'era la candela, c'era qualche altra cosa che adesso non ricordo, non mi ricordo, però era all'interno, anziché nella scatola di cartone, così in una scatola di latta, con chiusa davanti, con le stesse, insomma, decorazioni che potete vedere qua. Le scatole e il packaging è veramente molto bello, mi piace molto, sinceramente, questa cosa. E anche quelle scatole erano molto, 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 molto belle. Bah, vedremo, insomma, anche quella poteva essere un'idea. Io ho optato per questo perché costava un po' meno e perché mi piaceva, la candela, quindi ho scelto principalmente per avere la candela. In realtà esiste un altro kit che non ho preso io, ma che ha preso mia mamma, che veniva 11 euro e qualcosa, con all'interno tre candele di tre profumazioni differenti. Una era questa, una non lo so, insomma, comunque tre diverse profumazioni. C'era il kit con le tre candele che lei ha preso da dividere praticamente in tre piccoli altri pensierini. Quindi anche quella è una cosa ottima. Questo è destinato, adesso credo, alla nonna di Nicola o a sua mamma. Insomma, adesso vedo. Comunque a una delle due. L'ho pensato per una delle due. Poi altri due set. Che sono ancora anche lì in fase di destinazione, quindi che devo ancora bene decidere a chi darli, ma ho detto lo prendo perché comunque ne vale la pena. È questo qua, sempre di Balea, bellissima confezione, tra l'altro, anche questo si presenta molto molto bene. Questo 4,95 euro, quindi 5 euro per questi tre prodotti da 150 ml, 100 ml e 150 ml. All'interno abbiamo, ve lo dico subito appena riesco a trovare l'italiano, dov'è? Allora, Balea Estate Regalo Pure Soft, contenente doccia crema con olio di mandorla idratante e argilla bianca, 150 ml. Body lotion, quindi lozione corpo con olio di mandorla idratante e argilla bianca, 150 ml. E doccia peeling corpo con olio di mandorla idratante e argilla bianca, 100 ml sempre. Mi ha ispirato, mi è sembrato veramente molto carina come confezione, questa qui. Questa anche questa ha già più o meno un destinatario. E ottimo, insomma, tre prodotti per 5 euro con comunque queste quantità, mi sembra veramente, veramente un prezzo
ottimo e fate comunque una bella figura perché sono dei bei kit e dei bei prodotti che poi alla fine la gente usa e può apprezzare. Io spero, ecco. Spero. Vi immaginate se li regalo e la gente non. No, dai, pensiamoci. Ok, e per finire, ultimo kit, questa volta un kit bio, in limited edition di Alverde. Questo ho pagato, dove sta scritto? Guardiamolo sullo scontrino perché non mi ricordo, pochino però. Allora, dov'è? 4,99, set a regalo inverno. Sì. 4,99 per tre prodotti abbiamo all'interno. Questa volta però si tratta di prodotti naturali perché sono della linea di Alverde. Allora, dov'è l'italiano? Un secondo, eh. Set regalo, bagno schiuma 200 ml, lozione corpo 200 ml, crema mani 75 ml. Quindi mi ha veramente incuriosito. Questo forse riesco anche ad aprirlo per farvi vedere i prodotti all'interno. Sì. Ottimo. Che carino poi anche il packaging. Questo qui. La profumazione, sinceramente, io non la so, non la riesco a capire perché comunque non credo che sia scritta in italiano. Esatto, il prodotto all'interno no, non ha scritto italiano. Questa è la crema mani, ovviamente più piccolina, e questa è la body lotion. Vorrei capire poi uno come fa a capire quale deve utilizzare. Vabbè, lì su uno c'è scritto douche, credo. Sì, quindi capisce che è quello doccia, mentre questo lotion è la crema. Veramente, veramente un kit molto, molto carino. Davvero. Per il prezzo che ha, anche questo ottimo, perché 4,99 per tre prodotti mi sembra veramente una cosa. Tre prodotti, tra l'altro, comunque. Con una certificazione Bio Nature Cosmetics, quindi mi piace molto, mi piaceva molto anche in questo caso il packaging, la confezione così in cartone, boh, mi piaceva e questo credo che sarà un regalo in realtà di compleanno per una persona in particolare e quindi niente, questo. Credo di averlo già destinato, bene o male, ecco. E niente, questo è tutto. E io spero che i miei acquisti vi siano piaciuti. Calcolate che in totale ho speso più o meno sui 40 euro, ma ho portato a casa un sacco di roba. Se separiamo in realtà le quantità dei prodotti, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, più carta igienica e Scottex. Per 40 euro, quindi più o meno 2 euro a prodotto, più o meno, quindi veramente una stupidaggine e comunque ho veramente preso dei kit che secondo me sono una bomba, sono degli ottimi regali e sto vedendo in questi giorni dei video con idee regalo e questo vabbè è un video haul più che un video di regalo, ma probabilmente lo metterò come sottotitolo del video in modo che comunque chi ha voglia di cercare di vedere qualcosa relativo a quell'argomento può farsi un'idea anche da questi kit. Probabilmente, appunto, essendo un video che caricherò dopo il Natale anche per rischiare che qualcuno lo veda, ma magari qualcuno insomma a cui sono destinate le cose. Lo metterò poi, però può sempre essere utile tenere a mente che anche per un futuro, per l'anno prossimo, sicuramente si troveranno altri interessantissimi kit. Quindi niente, io spero di esservi stata utile, di avervi tenuto un po' di compagnia e io sono molto 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 contenta e soddisfatta dei miei acquisti e alla prossima, un bacio!